Ciao a tutti, sono Agnese, sono italiana, sono umbra, vengo da Gualdo Tadino e sono stata molto felice di poter fare questo progetto. Ho fatto un lungo percorso di ricerca cercando di parlare con più persone possibili che appartenessero a queste associazioni e che potessero così rendermi parte della loro attività. Ho ricevuto tantissimi feedback, tantissime testimonianze di questa preziosa e importante attività, alcune anche con cui ho empatizzato tantissimo e alcune anche molto commoventi, e per questo ho voluto, tra virgolette, riportare queste emozioni nei poster che ho potuto fare. La prima idea che ho avuto è stata ad esempio quella di riportare questa attività attraverso le parti del corpo che vengono messe in gioco. Ho creato dei poster che attraverso le frasi delle testimonianze ricevute, attraverso le frasi degli stessi soccorritori che danno delle definizioni della loro attività, creassero delle parti del corpo come le mani, il cuore, le orecchie che i soccorritori usano in un supporto che non è solo medico, ma è anche d'empatia, un supporto fisico, un contatto umano vero. E la seconda mia idea è stata infatti quella di rappresentare quella che è la condivisione, la collaborazione tra le associazioni che alla fine hanno solo uno scopo, cioè quello di prendersi cura delle persone, una cura che appunto è umanamente essenziale, cosa che ho riportato nell'ultimo poster, nel quale volevo fotografare attraverso delle illustrazioni l'attività dei volontari che, come già detto, è un'attività che, come mi hanno sottolineato tanti di loro, ha più a che fare con il contatto umano che semplicemente con la tecnica o con il supporto medico. Per questo per me è stata veramente un'esperienza che mi ha fatto conoscere una realtà nuova, una realtà umanamente essenziale e una realtà di cui spero di poter far sempre più parte. Grazie mille.